Questo è un altro caso più difficile. Vedete, anche qua la gengiva è tutta artificiale. Qui non è stato usato il Pecton, ma è stato usato tutto titanio. Però anche qua, vedete, ci sono i pezzi. Perché non abbiamo usato il Pecton qua? Perché era un caso da zigomatici. I pianti zigomatici sono degli impianti che vanno a finire più verso il palato, ve lo faccio vedere una foto, vedi che sono tutti più verso il palato i fori, ok? Normalmente i fori ce li abbiamo qua, qua vanno a finire sul palato perché dopo la chirurgia questi impianti qua zigomatici vanno un po' più verso l'interno e quindi i denti essendo comunque esterni per sostenere il labbro c'è un ginocchio, no? Se io ho i denti che devono stare qua, l'impianto mi va a finire qua, per unirli mi serve una struttura in titanio che sia resistente, se no questa leva fa rompere tutto quando mastichi. Allora lì serviva fare tutta la struttura in titanio. Questa pure è fatta all'estero, ok, New York, è arrivato il design, questo è il lavoro finito, vedete qua la texture di superficie, la rugosità di questi denti, questi sono denti molto aggressivi. Con i canini importanti, aggressivi, però per dare la naturalezza, cosa notate? Com'è che abbiamo dato la naturalezza qua? Facendo i denti tutti nelle posizioni giuste, ma un po' diversi quelli destra da quelli sinistra, sono tutti un po' differenti. La forma di questo incisivo laterale, questo è più grande di questo, leggermente. Questo è un po' più rotato di questo è sfuggente, questo canino. Qua sono un po' più rappresentati lateralmente. La naturalezza ce l'hai quando è tutto un po' diverso. Se è troppo diverso è storpio. Se è un po' diverso, asimmetrico, è naturale. Se è tutto perfetto è finto. Quindi se noi vogliamo i denti naturali devono essere incasellati in degli spazi, ma appena appena mossi in quegli spazi. Anche il mio naso è storto. Ok, però non ve ne rendete conto. Rasenta lo storpio, però ce l'ho che tende da questo lato io il naso. Però se voi anche le mie spalle non sono dritte, sono così. La natura è che siamo tutti un po' storti. Okay, se noi vogliamo un dente, un mimetismo perfetto, io vado a vedere le gengive. Abbiamo anche sulle gengive riportato questo che vi ho detto. Qua c'è una macchia che qua non c'è, sta più su. Vi faccio vedere un'altra foto dove si vede meglio la gengiva. La gengiva ha un effetto buccia d'arancia, non è perfettamente liscia. Anche la gengiva ha colorazioni diverse. Qua è più scura, qua è più traslucente, più trasparente. C'ha una profondità, viene data. La gengiva ci vuole veramente tanto a fare quella gengiva lì. Dumitru è quel ragazzo che vi ho fatto vedere prima in foto, è lui che fa solo le gengive. Dumitru, invece l'altra fa solo i denti, poi c'è Liviu che fa solo il progetto 3D assieme ai progettisti esterni. Vi ho detto che da solo uno non riesce a farlo questa. Per arrivare a questo risultato hai bisogno di chi prende l'impronta in bocca al paziente, prima chi fa anche la chirurgia correttamente, chi porta i dati correttamente sul computer, quindi quello che fa le scansioni e acquisisce tutti i dati. Poi serve chi elabora i dati e quindi il designer di cui vi ho parlato prima, chi riceve i dati e li carica sui robot e quindi gestisce tutto il parco robot che producono. Poi serve chi fa le gengive e assembla i vari pezzi, chi si occupa dello zirconio e chi fa poi la finalizzazione, di nuovo il montaggio in bocca. Se non lo fotografi se lo ricorda solo te e tua nonna. Videomaker, fotografo, Jana, Inga, il dipartimento aftercare. Serve, perché poi questo è un lavoro che va seguito dal punto di vista cinematografico, vi ho detto, deve andare su internet e chi lo diffonde. Superior è tutta un'orchestra che c'è dietro di persone che si devono occupare a 360 gradi di quel lavoro qua, perché su questo lavoro poi facciamo diventare il paziente una parte del film, okay, un attore del film. Questo era un caso più complesso. Paziente giovane, ora Jana è da lui a Bologna. Che sta facendo? Jana l'abbiamo distaccata, sta 10 giorni al mese in Italia, dove segue questi casi complessi con la telecamera, va lì e
quasi 24 ore, fa vedere la vita della persona, come è cambiata, i familiari, come è cambiato il rapporto con la moglie, nell'ambiente di lavoro, il problema che gli abbiamo risolto. La parte di sotto invece era una metalloceramica, che okay, è un materiale più semplice, una linea più semplice, però sotto questa era l'unica cosa che potevamo fare. C'erano delle situazioni che per accoppiare questo lavoro sotto ci serviva qualcosa di resistente, l'estetica non ci interessava tanto, infatti metalloceramica è meno estetico. Da poco ne parlavo, mi ricordo con chi ieri, vediamo se c'è qua, di metalloceramica parlavamo. Si vede che sono più finti rispetto a questi sopra. Okay? Notate che sono più semplificati come denti. Non hanno una texture come questi. Sopra il Una. gettonio, sotto Questi metallo. sono fatti a mano. Ok, questi sono fatti dal computer. Questi Ok. Ma sempre sono. metalloceramica. Questa è metalloceramica, ma fatta a mano. Questo è zirconio Ah, fatto dal ok. robot che stampa delle forme che il designer ha caricato. Le forme che noi carichiamo col computer possono essere delle forme, che vengono da delle librerie di denti già scannerizzati, denti reali. Questi qua sono denti reali, che però sono stati scannerizzati e messi su un hard disk. Ok, l'abbiamo lo scanner 3D sopra, qualcuno di voi l'ha visto quando scannerizziamo la bocca, e vengono fuori i denti in 3D. Quelli io li posso, per esempio, se io vado 1.000 persone, gli scannerizzo i denti, mi faccio una libreria di denti e poi la rivendo. Se vuoi acquistare quella libreria, poi metti su questo, e la vedrete domani, questa procedura qua, ve la farà vedere proprio Liviu come cambia le forme dei denti. Possiamo cambiare in un attimo le forme dei vari denti, ma questo lo puoi fare con queste linee, che sono linee tutte digitali. Se invece li fai a mano, come questi sotto, questi qui sotto, sono fatti tutti a mano, devi stare altri 7 giorni se vuoi cambiare la forma. Ok, le puoi cambiare, sì, ma tutta a mano devi fare, non è come cliccare un bottone e cambiare.